Benvenuti a Q-Disse, il piacere della scoperta. Oggi parliamo della lingua siciliana, ovvero la lingua che non è un dialetto. Q-Disse per la prima volta la parola fango. Non lo sappiamo, ma di certo i fatti di ogni giorno ci dimostrano che è più il fango che la scarola. Che vuol dire fango? Fango può essere considerato un insulto o un complimento. Se durante un pranzo un tuo amico ruba l'ultimo boccone dal piatto, è indubbiamente un fango, inteso come insulto. Ma se lo stesso amico, giocando a poker, tira fuori una giocata straordinaria, non sarà difficile sentire la frase intesa come complimento o a giocare un fango. Col termine fango si può definire un atteggiamento sporco, di basso valore morale, che spesso identifica tutta un'intera famiglia, e per questo sovente utilizzare la frase quelli una famiglia di fanghi. Di fanghi, infatti, non ce n'è solo uno, ma come l'artista Lorenzo Cherubini in Arte Giovanotti canta: io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo. Può capitarti che, anche se sei da solo, camminando per strada ti arrivi uno sputo in testa perché al primo piano abita un fango. Come spesso accade, il termine viene sostituito con locuzioni italiane che però stentano a fornire la stessa forza del termine siculo. Volendo fare una sorta di traduzione, il termine si può sostituire con la parola mascalzone. Ma immagina di dire a un fango che parcheggia in un posto per disabili: lei è un mascalzone, non lo faccia mai più. Nessuno mai smetterebbe di posteggiare in un posto per disabili, ma se tu dici: oh, questo posto è per disabili, no per fanghi come te, ecco che il tizio la prossima volta parcheggerà nel posto dove gli spetta, ovvero accanto a un cassonetto di spazzatura. Come si direbbe in inglese fango? Forse rascal, forse mad? Non lo sappiamo l'utilizzo all'estero, ma in Italia sappiamo che già Manzoni, nella prima copia mai scritta dei Promessi Sposi, lui non scrive di Rodrigo e i bravi, ma di Rodrigo e i fanghi. Infatti questi facevano bravate, che però noi chiamiamo naturalmente fangate. Per far capire l'importanza del termine, possiamo anche citare il più importante avvenimento biblico. Pare infatti che l'uomo sia stato creato da acqua e terra, quell'uomo che sta distruggendo in modo spietato proprio la terra dove abita, e per questo possiamo dire che l'uomo è un fango. Quindi, Q disse per la prima volta fango. Non lo sappiamo, ma di certo sappiamo che il fango è come il diamante, anche se grezzi sono immortali. Infatti, un fango è per sempre. Buonanotte e alla prossima puntata di Q disse, il piacere della scoperta.